formazione dei sacerdoti per il terzo anno consecutivo si aggiudica l'ottava edizione del torneo benefico di volley della Befana, ormai divenuto a pieno titolo un appuntamento di cartellone per il Natale fanese. I preti hanno battuto in finale la squadra dei giornalisti per 25-18, dopo aver avuto ragione anche della squadra dei politici in un match molto combattuto, come lo dimostra il punteggio finale di 25-20. Fanalino di coda, dopo essere stata battuta dai politici per 25-17, la formazione mista composta dai volontari dell'Avis, Proloco e Croce Rossa, a cui appartiene anche l'organizzatore e promotore di questo torneo nato quasi per scherzo, Piero Valori, dell'associazione Genitori di Sant'Orso. Ma questo torneo ha uno scopo benefico e di massimo divertimento per tutti, pubblico ed atleti, anche se poi, come sempre accade in campo, l'agonismo prende il sopravvento e non si fanno sconti a nessuno. E se le suonano di santa, è proprio il caso di dire, ragione. I 1615 euro raccolti nella serata e donati da un vistoso megasegno cartonato donato da raggianti organizzatori sono stati quelli dell'Onfalos, la Onlus che si occupa dei ragazzi affetti da autismo. Abbiamo deciso tutti insieme di beneficiare questa associazione perché ci è venuto così dal cuore aiutare questi ragazzi, queste famiglie. E poi soprattutto dargli voce, sono quelle associazioni di cui magari si parla poco, per quanto qualcuno neanche sa che esiste questa associazione. E allora abbiamo detto, guarda, facciamo più che il dono materiale dei soldi, che per carità fa sempre piacere, ma è sempre una goccia in mezzo al mare, ma la cosa più bella è dar davvero voce a questi ragazzi per far capire che poi non è una cosa lontana da noi, ma siamo tutti con loro e loro con noi. Massimiliano Fiorelli, segretario dell'associazione, presente alla serata, ha ringraziato gli organizzatori per questo prezioso contributo che sarà utilizzato per potenziare le attività del laboratorio Batti 5 di Fano, che si occupa dell'assistenza educativa di oltre 40 ragazzi.